Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi svuota la spesa Galassia. Vi faccio subito vedere quello che ho preso. Ho preso due casse d'acqua di questa qua Luna, da 1,5 litri a 0,16 centesimi la bottiglia. E poi questa ghiaia qui a... Non mi ricordo se 2,19 euro o 3,19 euro, sono 10 litri, poi vi metto il prezzo sotto. Due pacchi di sale grosso da 1 chilo. Lea, vieni Lea, fatti vedere. È scorbutica Lea. Da 1 chilo 0,21 centesimi, questa è la bianchetta. Poi ho preso le caramelle per Gabriele da mettere in quei sacchettini che vi dicevo. Ho preso queste qui che sono piccoline, sono le gelée, ma sono un po' più piccine di quelle normali. E sono tutte senza glutine. I prezzi non me li ricordo, ve li lascio poi sotto. Quindi ho preso queste gelée piccoline. Qui c'è Manuel. Questi toffee, che sono la mela, il limone, sono gusti assortiti. Poi questi lecca lecca rotondi e piatti, i chupa chups originali e poi questi spicchi al gusto di agrumi, sempre caramelle. Poi ho preso tre di queste creme spalmabili Vigusto, che sono anche queste senza glutine. Adesso vi faccio vedere. E le ho prese due per Gabriele e Maurizio e una per i bambini per questi giorni. Poi lunedì andrò all'Eurospin a fare la spesa e prenderò quella che Maurizio e Gabriele non possono mangiare. Le barrette Kinder, 24 barrette, erano 3,79 euro, mi pare, e anche queste qua da mettere dentro ai sacchettini. Poi la cannella in polvere, che a Maurizio piace metterla nell'uovo sbattuto con lo zucchero la domenica mattina insieme al caffè o anche per fare le torte di mele, è proprio una mano dal cielo. Questi due coloranti azzurro e giallo pastello mi serviranno per fare le torte a Gabriele e Giada, e anche questi, come vedete, ovviamente sono senza glutine. E poi per decorare la torta fuori ho preso queste decorazioni, che ci sono le smart arlecchino, le zuccherine a stellino, le scaglie al gusto di cioccolato. E anche queste sono senza glutine. E anche le torte saranno senza glutine tutte e due. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, ricordatevi di attivare la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che pubblichiamo un video. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!